Luciano Di Labio, presidente Vinco. Allora, prima persona del presente di vincere, un acronimo, una garanzia, una promessa. Che cosa, presidente? Ma io dico che tutto quello che hai detto in premessa ci sta tutto completamente. Sì, è una scommessa, è una scommessa che parte oramai da 7 anni fa. E 7 anni si cominciò a parlare di un progetto Bollicina Abruzzese, 7 anni fa si cominciò a parlare della necessità di fare quello che sappiamo già fare bene. E quindi nasce questo progetto riuscendo a mettere insieme un gruppo di cantine sociali che hanno costituito questa struttura di secondo livello. Sono 10 le cantine sociali e devo dire che a distanza di 7 anni quella che poteva essere un'idea, quella che poteva essere un'ambizione, oggi è una realtà, è un progetto presente sul territorio, è un progetto che ha una struttura che vinifica, una struttura che produce, una struttura che rappresenta l'intero territorio enologico. Siamo ad Ortona e siamo lì perché abbiamo immaginato Ortona come il fulcro che potesse raggrupparci o potesse avvicinarci meglio ad un territorio di per sé già molto conosciuto. Siamo nella Costa dei Trabocchi, la Costa dei Trabocchi oggi rappresenta di per sé l'elemento turistico, l'elemento attrattivo più importante dell'Abruzzo. Vinco, perché Vinco? Vino cooperativo. Abbiamo voglia di vincere, sì, siamo sicuri che vinceremo, siamo sicuri che quello che per noi è stata una scommessa oggi rappresenta una realtà, rappresenta un modo di crescere tutti quanti insieme, rappresenta un modo di evolvere tutti quanti insieme. Abbiamo lavorato in sinergia col Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, consorzio che ha fatto un grosso lavoro con la revisione dei disciplinari di produzione, con l'introduzione nell'Abruzzo DOC, l'introduzione di un marchio collettivo Trabocco. Quindi l'ambizione di Vinco non è solo quello di vincere come azienda, ma è quella di vincere come regione, avvicinando più produttori possibili alla idea di imbottigliare i nostri prodotti più importanti.